parto dall'entusiasmo che ho, la felicità che ho a stare qua a provare con tutto me stesso a costruire qualcosa, e quindi parto dall'entusiasmo. Credo molto nel potenziale di questa squadra. Quest'anno si riparte da zero, siamo noi che faremo questa nuova storia, dipenderà tutto da noi, e sono molto, ci credo molto in questa, ripeto, nel potenziale della squadra, credo molto in questa società e sono qui con il massimo entusiasmo. Cosa conoscevi di Teramo e con chi hai parlato prima di accettare questa proposta? Ma allora, di Teramo io da calciatore ho giocato contro il Teramo quando ero a Pisa e ricordo il calore del pubblico, difficile da dimenticare, e quindi porto nella mia memoria i tifosi. Per quanto riguarda il mio arrivo qua, è stato il direttore Sandro Federico a contattarmi e ci siamo trovati subito in sintonia su quello che era la squadra, su quello che erano i loro progetti. Credo molto nel direttore, credo molto nella sua professionalità. Bisogna avere umiltà, bisogna avere intelligenza nel capire dove si sbaglia e come correggere, no, quegli errori. Anche l'anno scorso ho fatto diversi errori e credo di averne fatto tesoro, e la gavetta serve proprio per questo, e quindi il mio percorso è questo, perché ho deciso di fare questo. Adesso ho fatto il salto in quest'altra categoria molto importante. Naturalmente cercherò di costruire io insieme alla squadra un qualcosa che sia un noi, non un io, perché credo molto nello spirito di squadra. Sto qua per tirare fuori il meglio da ogni giocatore, per tirare fuori il meglio della squadra, e quindi capisci che se ragioni da calciatore hai la tua visione e non so se arrivi, insomma, credo che bisogna avere una mentalità molto aperta e capire chi è davanti, che poi ogni giocatore ha il suo mondo, ha la sua storia, e è un lavoro complesso ma molto bello. Non ho un modulo che preferisco, io credo che il modulo serva per enfatizzare le qualità dei giocatori e per nascondere i difetti. A quello serve il modulo. Ho dei principi di gioco che cercherò di portare avanti. Credo molto nella competizione, e quindi credo che all'interno del modulo, all'interno dei principi di gioco, c'è la competizione. La tattica è uno strumento che io, insieme al mio staff, possiamo dare alla squadra. Più la tattica è recepita ed è buona, e più lo strumento è utile, però alla fine poi c'è la competizione, quindi c'è il campo, quindi c'è l'avversario, c'è il duello, c'è il dribbling, ci sono tutte quelle situazioni a cui bisogna saper competere, e quindi credo molto a questo, che viene prima del semplice modulo, del semplice principio di gioco. Vengo qua con grande entusiasmo, e quello, l'unica cosa che posso dire è che sicuramente non mancheremo mai di rispetto ai tifosi, perché so quanto sono importanti, e la grandezza, la grande cosa a cui il mio sogno sarebbe creare un insieme, un tutt'uno tra noi e i tifosi, che possano essere loro da motore a noi, ma noi da motore a loro, in cui si possa creare un'alchimia tra noi e loro. Questo sarebbe il mio sogno. Certo è che i risultati devono essere dalla nostra parte, perché poi posso essere l'oratore migliore al mondo, ma poi sono i risultati che fanno la differenza, e quindi ho quel pensiero dentro di cercare di che noi insieme a loro possiamo essere un tutt'uno contro gli avversari. Poi dobbiamo essere bravi noi, naturalmente, con i risultati e con il rispetto che possiamo portare attraverso l'impegno, attraverso la competizione, attraverso tutte quelle caratteristiche che sono fondamentali. E questa è una grande cosa a cui aspiro e a cui lotterò con tutto me stesso insieme allo staff, ma quello non mancherà, l'impegno e il sacrificio che io posso dare insieme alla squadra non mancherà mai.